il potere che lo tiene in piedi, lo tiene in piedi anche fisicamente, tra l'altro, sono quelli che non vogliono mollarlo, perché se arriva un Gavin Newsom arriva con un altro circolo di potere e quindi quelli vecchi in parte vengono estromessi. Quindi hanno un cavallo zoppo, ma piuttosto che perderlo del tutto cercano di tenerlo in piedi. Questa è un po' la mia analisi così. Poi comunque, ripeto, sabato magari Ne ne parliamo parleremo. più. Un accenno massimo anche su. Avremo anche delle cose in più da dire. Assolutamente. Un accenno anche su Assange, perché tu hai fatto un articolo in cui dicevi c'è tutto fuorché la giustizia in questa vicenda e quanto è legata al punto alla posizione di Biden e alle elezioni. Secondo me è al 100%. Biden si è reso conto, quando dico Biden, dico sempre il suo entourage, che non poteva assolutamente permettere, perché adesso arrivava la sentenza definitiva di estradizione. Quindi, se non lo avessero liberato con questo patteggiamento, Assange probabilmente finiva estradato in America e avrebbe avuto Biden delle proteste in strada enormi, che non può assolutamente permettersi di avere, perché già si è perso una buona parte del suo elettorato per il suo appoggio esagerato a Israele. E quindi già lì ha perso moltissimo del suo elettorato, quindi sta sanguinando già dall'interno. L'idea di avere anche un Assange deportato, cioè estradato in prigione in America, condannato probabilmente a 170 anni di prigione, con le proteste per strada che non finiscono più, è chiaro che hanno trovato questa soluzione al momento giusto. Perché se no, ripeto, fra credo 20 giorni al massimo ci sarebbe stata la sentenza definitiva per l'estradizione, quindi hanno dovuto risolverla in questo modo. Molti alla liberazione di Assange hanno esultato, la giustizia ha trionfato alla fine, eccetera, eccetera. Penso che siano degli illusi, ovviamente, questi qua, perché non ha assolutamente trionfato la giustizia, ha trionfato il paraculismo politico, ha trionfato l'opportunità politica. Se fosse stato più comodo per qualunque motivo tenerlo dentro, lo tenevo dentro tutti i 40 anni. Quindi, bene per Assange, ovviamente, tutti felici per lui. Ma attenzione a illudersi che qualche cosa di giusto sia stato fatto. Casualmente oggi la cosa giusta e l'opportunità politica coincidono, ma è stato fatto comunque per opportunità politica. Facciamo al volo un giochino che abbiamo fatto l'anno scorso. Avete l'occasione di fare una domanda a Massimo, se qualcuno se la sente? Soprattutto Qualcuno? se avete voglia di alzarvi dal prato. È quello il problema. Vi vedo lì tutti belli spiattellati. 3, 2, 1, 0. Vieni. Mi sembra di conoscerlo. Ciao. Ciao. Ti chiami? Uno storico ascoltatore. Allora, vai. Salve Massimo. Volevo dire, secondo Stefano di Felce Mirtillo, che è venuto a mancare qualche anno fa in modo sospetto, l'11 settembre 2001 è stato un enorme rito esoterico, oltre che fatto dagli americani, ovviamente. Volevo sapere che ne pensa Massimo Mazzucco. Grazie. Guarda, non sono un esperto di questi riti, per cui non ti so dire, però ho letto abbastanza da capire che questa gente riesce sempre in qualche modo a mettere in pratica le